Va bene, ciao a Ciao a tutti tutti. ragazzi, benvenuti su questo nuovo video. Non abbiamo il pazzo che urla, sto No, oggi giro. non c'è. Tranquilli, Oggi è pomeriggio, tra l'altro, non è sera. Quest'oggi, tanto però voi lo vedrete la sera. Non si sa quando lo vedono. Quindi, come però dice un nostro caro amico, buongiorno, buon pomeriggio e buonasera. Benissimo. Cosa facciamo, Bizello? Facciamo una poddina, strano che io ho queste robine in mano, però devo dire che bellino questo arnese qua mi ha... Drag X. Bene signori, eccoci qui con l'unboxing della chiamiamola recensione, siamo in Italia, con la recensione della WPU Drag X, gentilmente offerta dalle mie tasche. No, scherzo, sì, giusto, l'ho comprata io. Esistono sia questa che la Drag X, che funziona con una 18650 non inclusa. C'è anche la Drag S, leggermente più bassa, quindi un pochettino più piccolina, con batteria integrata, se non ricordo male, intorno ai 2000 mAh, che potete trovare su qualsiasi sito ormai disponibile. Confezioncina classica in cartone, dietro ci sono sempre le solite diciture che trovate in tutti i vari, le varie confezioni. La boxettina, chiamiamola boxettina o pod, va da 5 a 80 watt, libretto di istruzioni un po' in tutte le lingue, inglese, russo, italiano, così via, cavetto per la ricarica USB, le resistenze che io ho già usato e testato, infatti sono fuori dai loro imballi, dove ce n'è una da scusate, scritto in piccolo, faccio fatica. Allora, questa qui con la guarnizione rossa è mesh, sempre come tutte le altre, da 3030, consigliato l'utilizzo tra i 32 e i 40 watt. Poi c'è questa con la guarnizione nera, un po' più spinta, perché questa è una 015. Ho provato anche le 020 acquistate a parte e devo dire che sono le migliori al momento, quelle che rendono meglio rispetto a tutte alle altre. Questa è la, tra virgolette, pod, come vedete c'è scritto drag. Questo qui è breve pelle con l'incisione della scritta drag, tasto accensione più e meno, display a colori e porta USB-C, mi pare che si chiami, giusto, questa qua. Questo è il tank, chiamiamolo tank, della pod. Un bel foro dove andiamo a appoggiare la bocca per aspirare. La capienza di questo tank, adesso così su due piedi non me la ricordo, ma dovrebbe essere 4,5 ml. Qui va inserita la resistenza. Qua abbiamo la guarnizioncina dove si fa il refill e quindi gli inserisco la resistenza, apro il gommino, gli inserisco un po' di vaniglia gangbang di G-Spot, giusto per farvi capire che potete mettergli quello che volete. Fate il refill, chiudiamo il gommino del refill e lasciamo la resistenza lì che si bagna bene, perché è da un po' che non la utilizzo. Nel mentre inseriamo una batteria all'interno della box, quindi tappo sotto con scritte c'è, in fianco non vi ho fatto leggere che c'è sempre il classico simbolo Gené del chip di WPU, dall'altra parte WPU, quindi spingiamo in avanti, solleviamo lo sportellino dove c'è il simbolo meno, all'interno in fondo sicuramente non si vedrà, ma c'è
oltre al pin anche una croce col più, quindi più verso il basso, inseriamo e chiudiamo. Allora, a seconda della wrap della batteria, se è più spessa o meno spessa, ho notato che la chiusura dello sportellino in questo caso è chiusa totalmente, quindi non c'è un filo d'aria. Con altre batterie con wrap leggermente più spessa ho notato che rimane leggermente aperto, ma non va assolutamente a dare problemi al funzionamento. Questa linguettina qui, che spostandola a destra e a sinistra, apre e chiude le due asole dell'aria che io tengo in questo modo qua, appena appena all'inizio. Con 5 click, 1, 2, 3, 4, 5, accendiamo la box. Nella prima accensione vi fa vedere che può impostare l'ora. Adesso io tengo premuto 3 volte, non la cambio perché non ho, al contrario faccio un po' fatica. E avete a disposizione 2 impostazioni, una si chiama Smart e una si chiama RBA. La Smart, che è 1, 2, 3, questa, quella rossa, riconosce in automatico la coil ed imposta in automatico i watt a seconda di quanto è la resistenza. Quindi, per esempio, inserendo in questo modo l'atomizzatore, adesso era già sui 50 watt, quindi mantiene i 50 watt. Se voi volete alzare i watt, più di tanto non vi fa salire, quindi vi blocca e non vi permette di andare oltre i 60 watt, nonostante la box arrivi fino a 80. Mentre se noi andiamo a fare 1, 2, 3, clicchiamo 3 volte, entriamo nell'impostazione RBA, tra virgolette per utenti un po' più esperti, quindi riconosce sì la coil, ma non va a modificare la potenza in watt e vi permette di arrivare fino al massimo dell'erogazione della box, vedete, fino agli 80 watt. Qui vi regolate voi e decidete voi quale sia l'impostazione che più vi aggrada. Allora, al contrario, adesso farò un po' fatica a vedere, ma se non mi ricordo male, nella parte frontale del display si vedono i watt, l'impostazione dei watt, la resistenza, i puff totali, i puff, la media dei puff, il tempo del tiro, e in alto a sinistra, a destra per voi, a destra, il simbolo della batteria. Dovrebbe, allora, con il tasto Fire più il tasto più andiamo a bloccare la box, quindi erogando, premendo il tasto di erogazione o premendo i tasti su e giù per alzare e abbassare i watt, non fa niente, non vi permette di funzionare. Quindi nel momento in cui è in tasca, se dovete utilizzarla, dovete risbloccarla. Ripremendo Fire più e meno, si sblocca. Se invece premete, e adesso si vedono i puff sotto, ci sono, se premete meno e tasto Fire, andate ad azzerare i puff, quindi a questo punto non ci sono più puff memorizzati. Ok, mi sembra di avervi detto praticamente tutto. Ci vediamo di fronte con la prova di svap. Dicevamo, come si chiama sta parte? Drag X, ok, della di Wupu, bella, Gene Chip. Fammi intanto la tiro. Che è carina, bellina, sì, io la sto usando già da un po', avrete già visto parecchie recensioni. Devo dire che è veramente valida, è una bella boxettina, poi avendo la possibilità di cambiare la batteria 18650, ve la portate dietro una, due, tre, quelle che volete, a seconda di quanto svapate. Ma bellissima! È bella, una bella impugnatura, non è pesante, ha un'ottima resa con i liquidi cremosi, per come l'ho provata io con un paio di liquidi, sia con la vaniglia Gag Bang che col 16, se non mi ricordo male, di G-Spot, il liquido yogurt e banana. È valida, molto valida, sicuramente molti l'avrete già, però ci sta.
consigliata al 100%. Allora, domanda Visel, ma cioè, si può fare da guancia? Sì, l'ho detto prima nella spiegazione dell'unboxing. Volendo, c'è sia la possibilità di aggiungere un riduttore per poter alloggiare atomizzatori anche da guancia, ma se non mi sbaglio c'è anche un tank da guancia con resistenze da guancia. Non l'ho provato perché sinceramente l'ho presa per utilizzarla in flavor, ma c'è anche quella possibilità lì. Però per il flavor tanta è roba, è valida e ci sta. E poi, come dicevo, c'è questa comodità del punto del software che riconosce in automatico riconosce in automatico la resistenza, non ti fa andare più su di un tot di watt, quindi per chi è neofita impara ad usare e a capire come funzionano le resistenze con i volt e i watt, se non ha voglia di studiarsi la famosa legge di Ohm, che quella bisognerebbe saperla. Però insomma, con le resistenze prefatte, così una volta che sai che va da A, funziona. Basta. Benissimo, bella, mi piace. Niente, bella, valida. Si fa un po' di condensa qui nel drip tip, però chi se ne frega. Prezzo? Non si sa. Prezzo non mi ricordo cosa l'ho pagata, ma comunque sì, è una robettina che con 30-40 euro scarsi la portate a casa. Bellissimo. Cioè, non è piccola, maneggevole. Piccola, maneggevole. Leggera. Non mi è ancora caduta, quindi non so dirvi se va in 1000 pezzi, se cade. Proviamola se vuoi. No, non proviamo. Direi che va bene così. Batteria intercambiabile, perfetta, senza cavetto, certo. Che rompi i coglioni. Sì, si può, avendo la presa USB-C, si può caricare la batteria in caso di evenienza, ve la siete dimenticata a casa, siete a lavoro, cavettino, PC, USB, si pronto. Carica. Però è sempre meglio caricarla a parte. L'avete già provata sicuramente, però se non l'avete provata, provatela. Commentate qui sotto nei commenti. E basta, niente. Bella. Va bene, ciao. Lì è sempre. Ciao!